Ciao a tutti, oggi è giornata fantastica, dopo mesi ho ripreso la bici. Oggi vi spiegherò, perché sono tante persone che me lo chiedono, il perché viaggio da solo. È una domanda che a volte non so dare una risposta. Viaggiare da solo forse perché mi dà la libertà di gestire il mio tempo, cioè partire quando voglio, fermarmi quando voglio, mangiare. Mi è capitato in passato di chiedere a amici se volevano seguirmi nelle mie avventure in bici, in quad, però trovo sempre risposte: non ho tempo, non ho soldi, ma come faremo a trovare da dormire e così. Poi guardando nella rete ho trovato un bel sito, viaggiaredasoli.net, dove ho visto che non sono l'unico a viaggiare così. E vedendo le esperienze degli altri posso dire di avere anch'io le stesse. La libertà, il fatto di fermarmi quando voglio, come dicevo poc'anzi, e gustare, assaporare i momenti che in compagnia sicuramente non avrò. E poi il fatto di viaggiare magari in due e anche in un paese straniero può succedere che non riesci a vivere il luogo, perché parli col tuo amico in italiano, non ti metti in discussione a imparare una lingua. Io, per dire, l'inglese non lo so. Lo so poco così, l'ho imparato grazie ai miei viaggi professionali e non all'estero, per trovare da mangiare, fare il pieno, trovare da dormire, poi magari qualche conoscenza, poi ovviamente non sapendo la lingua si fa gesti, magari adesso un pezzo di carta, si fa un simbolo, cioè qualcosa. Invece ho paura che se viaggio in compagnia questo mio mettermi in discussione per imparare una lingua nuova o fare nuove amicizie sarebbe difficile. E il viaggiare da soli, tanti mi dicono se ho paura. Beh, a volte qualche timore c'è, poi paura vera e propria no. È capitato di dormire per terra, per strada, nei distributori, così, magari con un occhio chiuso, un occhio aperto, però dopo la fine mi sono addormentato e non mi è mai successo niente. Anzi, ho trovato magari sempre aiuto quando ne ho avuto bisogno. E devo dire la verità che ho appreso grandi esperienze in questo mio viaggiare da soli. Adesso sono un po' fermo coi viaggi, però probabilmente riprenderò di nuovo. Adesso non so con che mezzo, e sicuramente da solo. Poi capita durante i viaggi anche di trovare amicizie lungo il percorso, che si affronta un tratto del viaggio assieme e poi così ci si perde di vista. Sì, si hanno i contatti Facebook o email, durano un periodo, però dopo si perdono. Per quei momenti vissuti assieme, devo dire, è una bella esperienza di vita. Beh, altro che dire sulle mie esperienze, viaggiare da solo non so che dire. Io dico provatelo almeno una volta e sicuramente non rimarrete deluse. Vi mando un caloroso saluto e a presto, Max.